Bentornati fratelli di Tuberanza e guardate a cosa sto per giocare. Naruto Shinobi Strikers, anche se io lo chiamerei anche un Naruto Xenoverse. Vi spiego tra poco il perché. Allora, io prima di iniziare, ragazzi, sono emozionatissimo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno appena cliccato il pollicione all'insù. In questo video cercherò di darvi quante più notizie possibili, ok? E magari spiegarvi un po' il gioco. Vi dico in anteprima perché Xenoverse. Ho detto Xenoverse perché potremo creare il nostro personaggio, cioè la nostra magari faccia, le nostre sembianze con uno Sharingan, un Byakugan o un qualsiasi tipo di abilità possibile. Potremo assegnare delle mosse, come che ne so, magari il Rasengan, dipende ovviamente dal tipo che sceglierete, se attacco, difesa, healer, ovvero curatore, oppure attacco dalla distanza. Sono queste tre, queste quattro le categorie a cui possiamo attingere. Guardate, Naruto è un attaccante pazzesco, Sasuke attacca dalla distanza, Sakura è un healer e Kakashi immagino sia una difesa, quindi difensivo. Poi c'è Shinobi 1, 2, 3 e 4 che sono stati creati dal computer. Io andrei a prendere Naruto perché voglio proprio provare la sua tipologia di attacco. Poi cercheremo anche di provare gli altri. Adesso sto aspettando che tutti colleghino i propri capture e poi penso che possiamo iniziare. Dunque, non ci sono abbastanza persone, quindi giochiamo con il PR italiano che è Nicola e un'altra PR, non so di che nazionalità, ma francese. Non importa. Francese? Ok, della Francia, perfetto. Ragazzi, possiamo iniziare. Go! Allora, in ninjutsu, perfetto, secret technique, ok, message, movement, salto, ninja tools, ok, strong attack, bene, close range attack, perfetto. Eccoci qua, siamo nella mappa. È stato jumpato, mi sa. 9, 8, ok. Ho provato già subito un Rasengan, questo è un Rasengan normale, quindi sono in jutsu, questo è un attacco classico, ok. Possiamo andare. Qua si lanciano. Ah, bene, 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 ok. Enemy base. Ah, posso. Posso andare su in alto per avanzare un po' più velocemente. Oh cavolo. Ah, quindi dobbiamo stare attenti anche a non cadere. Ok. Dobbiamo aspettare anche del tempo per respawnare, raga. Attenzione massima, quindi. Via. Camminiamo su. R2? Ah, R2 per ripararsi. Cerchio per lanciare gli shuriken. Ok. Vai, ci siamo ragazzi, enemy base. Andiamo a vedere se ci sono dei nemici. Eccola, vedo una Sakura nemica. Dove sta? Oh, è andata. No, Sakura se n'è andata, raga. Devo andare là, raga. Questo? Ah, ok. Buono, gli ho fatto un Rasengan pazzesco. Oh. Which button for lock? Ok. Perfetto, raga. Abbiamo bloccato un avversario. Boom, boom. Ok. Aspettiamo un attimo. Che è sotto Sakura. Mamma mia ragazzi, bestiale. Proviamo un... Boom, porca miseria. No, 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 no. Aspetta raga, attenzione, che ce la siamo vede veramente brutta. Devo aspettare che mi si ricarica. Wow, 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 wow. Bellissimo. No, 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 no. Sono arrivati i rinforzi, raga. Sono arrivati i rinforzi, qui tocca scappare. Vai con il Rasen Shuriken. Bloccato. Ole. E poi me la prendo anche con quest'altro Naruto, raga. I tasti sono veramente facili. Non male. No, 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 no.
Siamo morti. Raga, avete visto in che modo, essendo in inferiorità numerica, rischiate che magari o dovete scappare o dovete chiamare rinforzi. Quindi sarà veramente necessario... No, ho sbagliato tasto. Sarà necessario avere un buon team. Non mi state aiutando però. Eccola là, Sakura, che è sotto attacco. Prova a lanciargli un Rasen Shuriken. Oh no, ho bloccato di nuovo. Ragazzi, mi bloccano sempre il Rasen Shuriken. No, allora, è l'altro Naruto che mi sta attaccando. Aiuto, aiuto. No. E chi l'ha lanciata sta bomba? Ah, con la freccia su posso fare tipo una bomba incredibile. Ho capito. Enemy team ha preso già una bandiera, raga. Attenzione. Raga, volevo provare un altro personaggio, ma non è possibile durante la partita. Quindi dovremmo fare attenzione a cosa sceglieremo. Ovviamente, quando giocherete con i vostri amici, creerete un team molto più unito. Anche parlando nel party e altre cose, sarà molto più facile. Ok. Sono andato vicino a cadere di nuovo. Non riesco a prenderla, non riesco a alloccarla. Proviamo con un Rasen Shuriken a mandarlo dalla distanza. Niente. Via, Rasen Shuriken. Sakura beccata. Proviamo con un mega, un Rasen titanico. Catturiamo la bandiera, regà, e la portiamo a casa, perché manca veramente pochissimo. Oh, abbiamo preso la bandiera, buono. No, you lose. Perché you win? No! Era quella di fianco a me, Sakura! Pensavo che eravamo tutti un team di qua! No! La prima partita, ragazzi, è stato un mezzo disastro, quindi ve la metterò un po' tagliuzzata. Adesso utilizzeremo Sasuke Uchiha. Come potete notare, in ogni team non deve mai mancare un healer. Quindi guardate che bel team. Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, quindi tutto il team 7, ottimo. Tra l'altro prima ho detto una mezza cavolata, perché Kakashi non è per la difesa, ma è anche lui un attaccante. Per la difesa mi sembra che ci sia Choji sicuramente e anche qualcun altro. Sta per partire il match, raga. Ok, sono abbastanza sicuro che questa volta andrà meglio, perché abbiamo capito un po' le meccaniche. Con Sasuke sarà un po' diverso, perché lui non ha attacchi ravvicinati, quindi tutti dalla distanza. Vorrei un attimo provarli. La palla di fuoco con R2 dovrebbe essere la sostituzione. Wow! Sì, beccati sta palla suprema, zi! Andiamo con un mille falchi. Niente. L'ho preso, raga, mio. Chi è? Vai, palla suprema. Preso di nuovo. Dove è andato? Raga, me lo sto a perdere. Preso, raga. Vai così. È morto anche l'altro, penso. Adesso dobbiamo prendere la bandiera, però. Guardate come ci stanno aspettando qui nello spawn. Un Rasen Shuriken è arrivato. Ouch. Allora, vado con la tecnica segreta. Boom. Mamma mia, ragazzi, pazzesco. Vai. Perfetto. Mamma mia, ragazzi. Sono morto? No. E con R2 perché non mi ha fatto la sostituzione? Non capisco. Questo che voleva andarsene con la bandiera? Madonna, ti faccio un mille falchi che... Interrotto. Ups. No, è caduto? No, non è caduto. Abbiamo la bandiera?
L'abbiamo riportata, buono Sakura, buono. Vieni qua, vieni qua. Mille falchi ragazzi, pazzesco. Dove è andato? Oh, c'è una Sakura qui. Attenti, 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 attenti. Sono morto? No, sul cavolo. Ah. Boom. No, tu non curi proprio nessuno. Bestiale ragazzi. Cioè mi sono innamorato letteralmente. È morta? Mi sa di sì ragazzi, mi sa che è proprio morta. Abbiamo di nuovo la tecnica suprema, eh. La vado proprio ad utilizzare il prima possibile. Manca 1 minuto e 58 alla fine del match. Che capo tattico fatto! Eh no, questa non ha funzionato proprio. Vieni? Vai raga, tecnica segreta. Ah, l'ho ucciso? Ah, ok. Ok, anche lui è morto, raga. Avrei dovuto farla qui perché essendo ad aria probabilmente picchia forte. Stiamo per rispawnare? Ah, ok. Quella è la bandiera del nemico. No, quello non lo prendi, zio. Olè. Siamo riusciti a scappare. Vai con la palla di fuoco suprema. Se n'è andato giù Naruto. Peccato alla grande. Aspettate che se poco poco riesco. Porca miseria, rialzati Sasuke. Ok, you win. Ok. Ragazzi, avrei fatto una mossa suprema lì in mezzo e avrei fatto un bordello pazzesco. Grandi. Grandi, grandi, grandi. Che dire, raga, gran bel gioco. Sasuke Uchiha! Eccoci qua, ragazzi, siamo noi i primi. Con un grado S. Perfetto. Io con questo gameplay pazzesco, anzi, vi do l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao!